Trentino, provincia di Frosinone, il premio Il futuro è oggi. Allora, il merito di aver contribuito alla scoperta di 3 nuovi pianeti nell'ambito della missione del satellite TESS della NASA. Antonella Pallante. L'universo e i suoi infiniti misteri dalla fine degli anni Ottanta sono al centro di progetti di divulgazione e ricerca astronomica dell'osservatorio di Campocatino, nel Frusinate. Qui, a 1500 metri di altezza, ha lavoro un team di astrofili tra i più attivi in Europa. Tra gli ultimi risultati di cui vantarsi l'aver contribuito, grazie alla riconosciuta precisione della raccolta dati, alla scoperta di un sistema di 3 pianeti extrasolari nell'ambito della missione del satellite TESS della NASA. Forniamo delle misure per verificare che i candidati esopianeti scoperti dal satellite TESS siano effettivamente dei pianeti reali e non dei cosiddetti falsi positivi. Quindi ciò che abbiamo fatto è fornire una misura del pianeta TOI 270D, si trova quasi all'interno della fascia abitabile della sua stella, quindi la zona in cui, se ci fosse acqua, potrebbe trovarsi lo stato liquido e quindi potenzialmente ospitare della vita come la conosciamo noi. L'osservatorio di Campocatino, con il supporto ormai trentennale della Regione Lazio, ha potuto reperire in questi anni una strumentazione potente e moderna in grado di poter competere con gli osservatori che nel mondo si interessano di questo tipo di ricerche. E per questo importante traguardo, la Presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha conferito al team il premio Il futuro è oggi. Per noi è un vanto e le istituzioni hanno il compito appunto di affiancare chi si dedica alla ricerca come in questo caso. E l'osservatorio di Campocatino è pronto per nuove sfide nello spazio. È l'inizio di una serie di scoperte di sistemi planetari che verranno studiati più a fondo con le nuove missioni della NASA, tra cui il telescopio spaziale Webb. Ricevuta al Quirinale.